È ovvio, è impossibile poter prevedere un attentato di queste proporzioni con questa organizzazione, o perlomeno quasi impossibile. I ragazzi erano molto motivati, erano tutti volontari. Io ricordo soprattutto Antonio Montinaro, con il quale avevamo un rapporto di amicizia, una persona molto ottimista e molto motivata. Non di un attentato, ma di un'azione di guerra. In quel periodo si parlava c'era il problema del missile lanciato da Gheddafi a Lampedusa, se vi ricordate. E io ho avuto l'impressione proprio di un ordigno di grosse dimensioni che aveva aperto un cratere di circa 12 metri nell'asfalto, coinvolgendo non solo le auto della scorta, ma anche alcune autovetture civili che transitavano sull'altra carreggiata. Quindi una vera e propria azione di guerra, condotta con perizia, con professionalità, con assoluta mancanza di ogni scrupolo. Per me è un atto terroristico, non criminale. Nei primi giorni abbiamo fatto una repertazione, io unitamente a personale della scientifica, che venne anche da Roma. Successivamente l'FBI mandò una squadra di esperti in attentati terroristici e ci fu una sinergia, una collaborazione e venne repertato tutto il materiale nel raggio di diverse decine di metri dall'epicentro dell'esplosione, calcolando che le schegge, i frammenti arrivarono a interessare un'area di circa 120-140 metri dall'epicentro. È stata individuata unitamente a personale investigativo subito dopo, se ricordo bene, nei giorni successivi venne individuata e ricordo un particolare che c'erano molte cicche di sigarette accanto al muretto e un altro particolare che ricordo che vennero tagliati dei rami per avere una linea di tiro perfettamente pulita. A mio parere l'attentato è stato svolto da professionisti, non è stato certo improvvisato.